Vado. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Siamo collegati dalla Valle del Polcevera, a Genova, per un evento unico, carico di un significato speciale per tutto quello che l'Italia sta vivendo in questi giorni. Tra pochi istanti, infatti, esattamente alle 19:30, il nuovo ponte per Genova si accenderà dei colori della bandiera italiana. Saranno tre fasci di luce, verdi, bianchi e rossi, che illumineranno il cielo della città, disegnando un ponte immaginario, proprio a ridosso del grande impalcato, che già oggi sovrasta la Valle del Polcevera. È un'iniziativa voluta da Salini Impregilo, il gruppo che insieme a Fincantieri sta realizzando il ponte e che insieme a tutte le sue persone, da ogni cantiere in Italia, nel mondo, vuole esprimere con orgoglio la sua vicinanza al paese intero durante questa emergenza del Covid-19, nel giorno che simbolicamente annuncia l'arrivo della primavera. Vediamo il ponte, ecco, lo stiamo vedendo adesso, il grande ponte, il nuovo ponte per Genova. L'impalcato è già stato quasi tutto montato e alle 19:30 questi fasci di luce illumineranno l'intero ponte, da un lato all'altro della valle. Ci siamo quasi? Ci siamo quasi, riesco quasi a vedere anche i tecnici che stanno lavorando. E mentre appunto il futuro percorso del nuovo ponte si illumina dei colori nazionali, per tutta Genova alle 19:30 risuona l'inno di Mameli, unendo in un abbraccio collettivo gli abitanti di questa città che da mesi lotta per curare la ferita del crollo del ponte con tutti i cittadini italiani. Ecco, riusciamo a vedere i tecnici che sono al lavoro per accendere il ponte. Dovrebbe essere una questione di pochi istanti. Vediamo i primi raggi, il rosso, il bianco. E adesso, insieme a Genova, ascoltiamo anche noi l'inno di Mameli. Ecco, in questo momento storico in cui ricercare il senso delle cose sembra essere divenuto essenziale per tutti noi, forse ha anche un senso ricordare che Goffredo Mameli, che scrisse le parole del nostro inno, nacque proprio a Genova e che nacque a Genova anche Michele Notaro, il musicista che ne compose la musica. Ed ecco, potete vedere dalle immagini il ponte tricolore. A guardarlo la mente viaggia indietro in questi giorni, al 17 marzo, quando era il 159° anniversario dell'Unità d'Italia, le luci del tricolore hanno illuminato Palazzo Chigi, dove ha sede la Presidenza del Consiglio. Luci che rimarranno accese fino a quando l'Italia non uscirà dall'emergenza. Da quel giorno molte piazze e su molti monumenti è stato proiettato il tricolore, testimone dei valori dell'unità, della responsabilità, della solidarietà che in questo momento accomunano l'Italia intera.
Appellandosi a quei valori, Salini in pregilo vuole esprimere tutta la sua vicinanza a Genova, alla Liguria, all'Italia, e vuole esprimere anche la vicinanza a medici, infermieri, operatori sanitari che presidiano la prima linea di questa emergenza, mettendo a rischio le loro stesse vite. A tutti coloro che sono in prima linea per combattere il Covid-19, Salini in pregilo vuole far sentire il proprio sostegno attraverso questa iniziativa. Un ponte di luce che sarà da oggi replicato ogni sera alle 19.30, realizzata attraverso questo allestimento temporaneo di un effetto luminoso che è visibile, come si vede da queste webcam, da un lato all'altro della valle, quindi sono 1000 metri di distanza. E a questo proposito abbiamo anche un messaggio che Pietro Salini, l'amministratore delegato di Salini in pregilo, ci ha voluto affidare. I colori della bandiera, dice Salini, parlano al cuore, danno coraggio, uniscono le persone sotto un'unica speranza, quella di superare anche questa sfida del coronavirus e far ripartire un paese che guarda oltre le emergenze e ce la vuole fare in tempi rapidi. L'abbiamo sentito, è un messaggio di riconciliazione che arriva dal nuovo ponte di Genova, un'opera che prima dell'esplosione di questa emergenza in cui tutto il mondo è piombato è stata raccontata in Italia e all'estero come un'occasione di rilancio nazionale. Un nuovo modello di costruzione delle infrastrutture complesse in cui le imprese private, le istituzioni si mettono insieme per realizzare in tempi adeguati le infrastrutture che servono al paese e ai cittadini. Realizzare quest'opera è l'obiettivo di tutte quelle persone, operai, tecnici che avete in parte anche visto in queste immagini che ancora oggi continuano a lavorare all'interno di questo enorme cantiere e lo fanno naturalmente nel rispetto dei massimi livelli di sicurezza, per consegnare a Genova e all'Italia un'opera che possa offrire al paese una nuova occasione di rilancio. Ecco, nella città della lanterna, no? Ricordiamolo, il faro simbolo di Genova che da 1000 anni traccia la rotta di chi va per mare, è suggestivo anche immaginare che questo fascio tricolore che vediamo adesso indichi una nuova rotta, quella della riconciliazione e dell'unità. E proprio su questo pensiero e su queste immagini del nostro tricolore noi ci salutiamo rinnovando la vicinanza di Salini in pregilo a tutti coloro che oggi sono in prima linea per combattere questa emergenza. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, naturalmente i malati e i loro parenti, ma anche chi continua a lavorare e si espone ogni giorno al rischio del contagio. Un in bocca al lupo a tutti con l'auspicio che una volta superata questa emergenza i valori di unità nazionale ci accompagnino nella prossima battaglia che attende tutti noi, quella della ricostruzione. Buona serata a tutti.